Batman sei tu? Potrebbe essere, come potrebbe non essere. Nella fattispecie potrebbe non essere. Zitta, zitta. Devo farle un'offerta che non potrà rifiutare. Adesso puoi aprire gli occhi. Ma siamo nel solito posto, nel mio divano. Sì, sì, solito posto. E ci mancherebbe che la facevo vedere dove sto io, no? Poi dovevo ammazzarla. No. No. Le ho portato però non un solito gioco, ma il padrino The Dawn's Edition. Benvenuto nella famiglia. È pronta a rendere il favore che le ho fatto io tempo fa? Le avrò fatto un favore, mai. Sicuramente. Deve creare il mio picciotto. No. Come vede, mi è spuntato questo sbarbatello. E sì, non sono io, non sono io. Mi deve fare bene, perché sennò poi tutti i picciotti mi dicono: ma come minchia ti hai creato nel gioco, eh? Siccome ho sentito che lei è brava a fare gli avatar nei giochi, su avatar, visto? Sì, come mai sono? Nei giochi, per cui me lo facesse, forza, e cercasse pure di sbrigarsi, perché qua non perdiamo tempo, eh? Cioè, stiamo giocando, ma mi facesse il personaggio. Ma è bravissima, l'ha fatto uguale. Certo, non c'è la coda di cavallo che mi contraddistingue. Non c'era. A me mi conoscono come il codato. Non è vero, non è vero. Anche perché ho solo messo la barba. E vabbè, inserisci nome. Lei come si chiama? Io per curiosità. Io mi chiamo Portavoce e basta. E niente vista, niente saggio. Aldo potrebbe essere anche che mi chiamo Aldo. Bene. Molto bene, molto bene. Sarebbe Portavoce, ma va bene. Come Portavoce? E voce il cognome? Okay. Potrebbe essere. Ah, questo è il mio paesino preferito, Don Vito Colleone. Sì. L'altra volta uno mi ha scritto Don Vito Colleone, intendendo Colleone. Io gli ho dovuto sparare. No, ma scusi, ma come fa? Non si può, faccia, non si fa. Faccia. Ma come? E qua c'è Don Vito che sta ricevendo tutti gli ospiti per che gli chiedono i favori. Funziona così. Ma io nel film non me la ricordo questa con... Dalle mie parti funziona così, il film era esattamente così. Non era. Potrebbe non essere, effettivamente. Questo è praticamente quello che è successo quando ero giovane io. Questa è la storia della mia vita. Ma e mia madre che è andata a raccomandarmi al padrino. Ora, il padrino poteva anche non essere Marlon Brando, però potrebbe essere. In questa circostanza Luca Brasi mi ha salvato, io gli sono per sempre grato. Ma ripeto, tutto questo potrebbe non essere mai accaduto. Sì, ma infatti, non ci non credo che sia accaduto. Scusi, questo cosa le ha fatto? Non mi interessa, evidentemente mi ha fatto qualcosa che non doveva fare. Ma una cosa grave, no? Per esempio, una cosa grave che uno le fa per meritarsi. Potrebbe avermi guardato storto. E questa è già una cosa che non posso tollerare. Si chiama Stefano Gambaro, me lo ricordo. Era un figlio di puttana e di suo camino. Ammazziamo. Bastardo. Ma scusi, ma mi sembra un po' esagerato. Ma cosa? Uno che ti guarda storto, come minimo bisogna fare così. Anzi, questo nella fattispecie mi ha rubato la coppola. Ah, questo è grave, giusto? Io avevo questa coppola che era bellissima, era una bella coppola grande. Lei stia zitta e non faccia allusioni. Prendiamo a qui. Ma perché Luca Brasi? Guarda come lo sto devastando. Mi fa ritornare giovane. Questa cosa, quando devastavo tutti sui tetti delle case. Ma non si fa! Lei dirà, ma non è tanto vecchio, io c'ho in realtà 73 anni. Ma come 73 anni? Ma scusi, ma se li porta alla grande? Me lo porta alla grande, ma io, cioè, però non mi funziona più. Che cosa? No, nel senso il pugno come una volta. Ah, ok. Non mi funziona più, tranne che mi prendo la pillola blu. Che serve a fare drizzare il pugno. No, ma la pillola blu serve un'altra cosa, mi sa. Per funzionare per bene, in maniera tale che posso, bam, con questo pugno penetrare nelle difese avversarie e devastare e le facce di tutti quanti. Sì. Secondo me la voce non è quella originale del film, vero? Lei cosa ne pensa? Esatto, e io però sì, sono quello originale del film. Io c'ero, il film è patino. E ero anzi uno dei pezzi grossi. Io non mi ricordo. Non mi si vedeva perché. Ah, ecco, non le si vedeva, sì.
Luca Brasi ed ammazzo. No, scusa, scusa, non mi permetterei mai. Questo mi ha guardato storto, ma figlio di puttana. No, scusi. Donato Cenni mi ha fatto un cenno e io pensavo che... Ma scusa, la volevo solo salutare, ma scusi. Ma non mi rompete la minchia. Questa cassa mi ha guardato storto, la spalla. Ma la cassa non lo può guardare storto. Ma sta picchiando un poliziotto, ma come si permette? Livello di tensione 400, questo è quello che combatte. Ma questo le stava offrendo un drink. Ma zitto, cretino. È una minchiata però che devo fare così con questo coso. Io non lo voglio fare. Sembro un coglione, questa femmina mi piace, me la sbatto. Ma come? Ma la sto picchiando, non si picchiano le donne. La sto sbattendo. No, no, ma scusi, lei ha detto che non le si funziona più. Ha ragione, meglio le do un pugno e basta. Datemi, minchia, dammi è questa super macchina. Super ricercato! 4. Dammi questa macchina, fetosa schifosa. Ancora devo andare dai Corleone e lei già. Spara, tu spara, bastardo! Andiamo a casa. Ammazziamo a questa. Ma non si ammazza la gente per strada. Tutte quante ammazzo, me ne sto fottendo. Hai aumentato il livello di rispetto, ma come? Se si ammazza aumenta il livello di rispetto. Se invece non ammazzi un cazzo di nessuno, aumenta il livello di minchione. Nella realtà mi beccherei 400 il casco lì. Infatti non lo faccio. Sta prendendo usciamo da questa minchia di macchina. Usciamo da questa minchia di macchina. Scappi. Gliele levi dopo gli sedili. Ecco. Secondo me il mio amico non se l'è passata tanto bene. Ecco, adesso proprio è morto. Io devo andare a casa e non mi rompete la minchia. Scusa, io non la facevo così violento. Lei non piaceva Zuzu Princess. Ma nei videogiochi sono violento. Zuzu Princess io me l'ho comprato per ammazzare i criceti. No, ma come i criceti? Perché mi stanno con la minchia i criceti che guardano solo. C'è il fucile! C'è un bello fucile, posso... No, la signora è innocente, la signora! Ma lei non ha veramente un'etica morale, però! Ma scusi, io sapevo che quelli come voi avessero un'etica! Va a far culo all'etica nei videogiochi! Oh. E la mia storia è andata così, che a un certo punto ho ammazzato a tutti nel quartiere. Sì, e le hanno sparato, mi vuole dire che le hanno sparato, vediamo i proiettili. Esatto, c'era uno che mi ha ficcato dritto. Allora, mi guardi il sedere e guardi se non ho un buco. Io direi che mi stanno inseguendo come dei figli di puttana. Quindi direi, ecco, questo fa una brutta fine, si prende i suoi bravi lividi nella faccia, pure questo, e il corpo di grazia, questo delle palle. E questo qua, questo è un minchia. Ma scusi, ma non sto apprezzando il suo modo di giocare, è troppo violento. Ha ragione, effettivamente, me ne voglio andare solo a casa. Ma dico, uno che vuole andare a casa. È morto, così si impara. Non è andata così. Lei ha mai ammazzato qualcuno? Potrebbe essere come potrebbe non essere. E quindi funziona che devo minacciare. Se non mettete no. Like spacco il culo e vi ammazzo tutte qua. No, mettete non like. È vero, no. Non devo dire questo. Cioè, no, i like sì. Ecco. Cioè, potrebbe essere che potrebbe non essere che vi ammazzo, però il like mettetelo perché oggi e domani non si sa mai. Sì, effettivamente. Ascoltatelo, ecco. Cose verdose servo, come sì, si dice dalle mie parti. Saluta. Alla prossima. E io avrei un favore da chiederle, ad alcune persone mi con dighi, cui può parlare. Dighi.